Amici di Sportland, dal Club Milano va in scena l'ottavo di finale della Coppa Primavera Calcio 7 Open. In campo ci sono Maitai contro Slippers. Attenzione qui subito, rischio di autogol per Maitai. Bella qui l'iniziativa e il mancino in un lampo di luce di Yengo che porta avanti gli Slippers. Attenzione qui, bella iniziativa, dentro in area di rigore, la palla rimane, incredibile carambola e non è entrata. E occhio che siamo già dall'altra parte, è un 2 contro 0 praticamente, grande risposta però. Attenzione qui l'azione e arriva, no non ci credo, traversa da 0 metri. Qui l'azione, pallone mezzo e arriva ancora lui, ancora il gol di Yengo per il 2-0 degli Slippers che stanno giocando decisamente una gran partita. Attaccano i Maitai, qui il destro deviato, arriva il gol che riapre la partita di Alessandro Franchi, 2-1 dunque Maitai. Pallone dentro, attenzione, ha lasciato tutto solo, si divora il gol del 2-2, qui il numero 4 Baldini. Calcio di punizione per Maitai, palla bassa, attenzione qui al cross in mezzo, colpo di testa salvato in calcio d'angolo. Calcio di punizione per Maitai, deviato, insidioso. Calcio di punizione messo in mezzo, la palla rimane buona e finisce, vincono gli Slippers che avanzano nel torneo e vanno ai quarti di finale. Con Yengo, protagonista assoluto di questa sfida, vincete 2-1, andate ai quarti di finale, siete sicuramente soddisfatti. Che cosa si può fare per continuare così e magari arrivare fino in fondo? Beh, sicuramente essere più concreti davanti all'area di rigore, davanti alla porta. Abbiamo sbagliato 3-4 occasioni clamorose e gli avversari hanno creato poco, abbiamo preso un gol di rimpallo, però se troviamo qualcuno di un po' più concreto anche dall'altra parte, sì, rischiamo di perdere partite come queste. Bene, comunque vi faccio il mio in bocca al lupo e complimenti per questa sfida e mi raccomando, continuate così. Grazie. Ciao caro.